proviamo. Da questo punto di vista pare un passo avanti. Ma questo mondo dell'in sé, che cosa porta con sé? Facciamo sempre il paragone con quello che voi vivete normalmente. Il mondo vostro delle relazioni, quindi il vostro mondo psichico, che cosa porta con sé? Che cosa porta con sé? Necessariamente porta tutto ciò che si è configurato dentro di voi come definizione non solo di quello che conoscete, ma anche di quello che non conoscete. Che strana cosa. Provate a pensarci. Il mondo del per voi, quindi il mondo di come la vostra psiche si è abituata a leggere, anche magari trasformandosi, cambiandosi, porta con sé necessariamente una struttura che già definisce quello che si presenterà in futuro. Già in sé, non c'è verso. E quindi necessariamente ha la capacità, diciamo, il mondo del per voi, di autoriprodursi sistematicamente, cambiando, modificandosi, ma di autoprodursi sistematicamente e di creare una barriera di fondo al guardare in modo totalmente nudo al mondo in sé.